Calcio dunque, il Lecce è tornato alla vittoria davanti al suo pubblico, è tornato a giocare davanti al suo pubblico e a vincere nel ricordo dei due giocatori morti in un incidente stradale l'altro sabato, Lorusso e Pezzella. Vediamo il servizio. È stata una vittoria della volontà e del cuore quella che il Lecce ha conquistato contro il Cesena, una vittoria che non poteva non portare la firma, almeno sotto il profilo psicologico, di Michele Lorusso e Ciro Pezzella, i due difensori leccesi, tragicamente periti 10 giorni fa in un incidente stradale e dai quali è stata dedicata una toccante cerimonia organizzata dai compagni di squadra e dai tifosi prima dell'inizio della partita. E per Lorusso e Pezzella oggi il Lecce ha vinto proprio quando già si pensava ad un ennesimo pareggio. È stato Miceli, libero della squadra leccese, a sbloccare il risultato alla mezz'ora della ripresa, ma il merito spetta anche a Carmelo Bagnato, che su punizione è riuscito ad esplodere un tiro che ha colto in pieno la traversa ed è rimbalzato in mezzo all'area, dove Miceli è stato il più svelto a mettere in rete. Il secondo gol del giovane Rizzo, non nuovo l'appuntamento con la rete, è venuto come corollario conseguenziale dello sfaldamento del Cesena, che aveva tenuto per un'ora e un quarto con grande lucidità prima di crollare sotto gli assalti leccesi. Rizzo ha ricevuto un pallone da Luperto, ha superato Rampulla in uscita ed ha messo in gol, chiudendo la partita che nella prima parte aveva vissuto soprattutto su un gioco a centrocampo, dove le marcature di Marchioro erano servite ad imbrigliare la manovra del Lecce, ispirata da Orlandi e Bagnato. La fitta ragnatela cesenate ha filtrato positivamente le iniziative leccesi e Rampulla non ha corso nessun grosso rischio fino all'invenzione di Bagnato e dal guizzo di Miceli. E oggi è una partita che onestamente fino al primo gol era incanalata su un giusto 0-0, perché il Cesena fino a quel punto lì ci aveva ben controllato, una partita che, tolto qualche azione, non aveva mai dato l'impressione che una delle squadre potesse vincere. Poi è venuta questa prodezza di Bagnato su calcio di punizione, il risultato si è sbloccato, è venuto il secondo gol, anche perché a un certo momento il Cesena si è aperto per il pareggio.